Lo dico io il gemellaggio. Lo dici no. Allora, mi perdona, qua siamo con tifosi. Io prima ho parlato con Angelo. Io voglio sapere, ma quando è nato il gemellaggio tra Pescara e Vicenza? 1977. 1967, vabbè. Perché? No, perché? Facciamo il conto, 75. Sono 35. Ancora vi sei 76. Era l'anno del 76. Vabbè, era un anno in cui il Pescara. Siamo venuti qua in 3000 da Pescara perché stava andando. Voi eravate i primi, sì. E stavate andando su. Sì, ce li ho qua, ce li ho qua. Sto facendo un'intervista, scusa amore, per la TV, per la TV. No, per il gruppo Zema. Gruppo Zema. È successo che voi veniste in 3000 abbondanti, comunque un sacco di gente, vinceste la partita meritatamente e usciste dagli applausi del pubblico. Del pubblico vicentino, che è un pubblico che comunque sa che al tempo, che è da sempre un pubblico, è un pubblico abbastanza abituato al calcio, dai. Quindi applausi. Concedetelo. Avete vinto, eravate in prima classifica. Il ritorno, non mi ricordo cosa successe, comunque quell'anno lì andammo a tutte e due in Serie A, sia che il Pescara, una festa super, una marea di gente che va a Pescara in realtà fu una festa super importante, perché quell'anno lì andammo tutte e due in Serie A. E da là è venuta... Sì, però attenzione, sono passati quasi 40 anni, voglio dire, della serie, 35. Sì. Facciamo un'intervista. Complimenti, comunque, è una bella vicentina. Una bella ragazzina, sì. Della ma serie. non la conosco. Fidanzata con? Fidanzata o sposata? Amica di... Amica di... Vabbè, c'è un progetto, quindi non è ancora... Ragazza di quartiere. No, insomma, vabbè, dire. C'è un progetto in corso, ve lascio stare. Una domanda, bellissima questa cosa. Voglio sapere, la partita di oggi, onestamente, io vi sentite onestamente meritava il Vicenza? No, posso dire, no, veramente, sportivamente parlando, ho visto avuto più occasioni i primi 20 minuti che era il Lanerossi, era però, paura. Quando si è io ero Pescara, visto, io ero sicuro. Era dagli anni di Guidolin che non vedevo un Lanerossi, cioè, di questo tipo. Ero sicuro, sì. Perché il Pescara no, con Zeman, tra l'altro, non può non segnare un gol. Quando li ho visti lì in 4 contro 3, ho detto segnano, ovvio. Però posso dirvi una cosa, ma gli ultimi 10 minuti sono stati strepitosi del Pescara. Secondo me sì. Cioè, anche perché, ti ripeto, eravate in 10 contro 11. Cioè, io solo per quei 10 minuti per me il Pescara meritava il pareggio. La cosa che mi piace di Zeman è proprio esattamente. Cioè, tu giochi in ogni caso. Sempre così. Anche non importa che tu stai perdendo, che stai vincendo, no, sei in 10, non importa che sei 9 in 10, o in 11, cioè tu giochi che sei in così, 10, cazzo, cioè, stai, cioè, infatti dai... in 10 contro 11 hanno sempre giocato alla stessa maniera e hanno pareggiato. Allora noi oggi oggi non ha giocato una buona partita, il Vicenza ha tenuto il pallino del gioco, ha giocato bene, ha tenuto il pallino del gioco, però comunque obiettivamente occasioni sostanziose non ce ne sono state. Molto possesso. Sì. Ne abbiamo avute tre. Vabbè, no, ma occasioni che tu dici, ma che... cioè, comunque sono state. Insomma, un paio per noi. Un paio. Sono d'accordo, un paio. Però tu, voglio dire, comunque avete segnato, per me meritatamente, con una punizione. Quando abbiamo segnato, meritatamente. Abbiamo segnato il momento in cui. Tutto sommato c'era anche meno. Però diciamo sai cosa, nel primo tempo abbiamo fatto meglio. Sai cos'è la sensazione? Sì, che abbiamo fatto cacao. Tipo, per esempio. Cioè, nel primo tempo abbiamo fatto cacao. Cosa vuol dire? Che sporo, cioè nel primo tempo la facciamo una merda. Cioè, ho visto i primi 20 minuti, eravamo tutti sotto. Io non ho mai visto una rossa. Allora, vi dico una cosa. Allora, intanto io non ho mai visto una squadra così alta in vita mia. No, cioè, nel senso che i difensori giocano dall'altra parte. Sì, sì, assolutamente. È impressionante. Ti giuro, infatti sono 30 anni che vado allo stadio. Sta giocando come i difensori che giocano. Sì. Cagli sta giocando alla Zeman. Una roba impressionante. No, è vero. E leggevo i giornali, dicevo, sì, vabbè, ma non sarà vero. In realtà è vero. Giocano dall'altra parte. 2, 3, per 5, cui non posso che apprezzare Zeman, ragazzi. Non a caso il vostro portiere l'ho visto più volte fuori area. Io posso solo dire Zeman tutta la vita, ragazzi. Ripeti. Zeman tutta la vita. Allora, io dico solo una cosa. Noi
siamo contenti di questo punto perché noi abbiamo visto un grande Vicenza. Beh, ha giocato bene Vicenza. Ha giocato bene, ha tenuto tutti gli spazi, ha impedito di fare il gioco. Noi abbiamo sempre avuto il pallino, non l'abbiamo avuto. Esatto, perché voi però siete un po' il Barcellona della Serie B ultimamente. Però quei 10 minuti finali, sì. Da sportivo, la squadra a quel punto, per come cioè, abbiamo giocato, con quella personalità, bravissimi, abbiamo meritato il pareggio. Anche perché, ti ripeto, in 10 contro 11. Cioè, no, quello, per cui quello, il quello, fatto che negli ultimi 15 minuti non si buttano lì in 10, vuol dire che è mostruoso. No, perché l'avrebbero persa. Qualsiasi altra squadra, probabilmente, forse. No, ma anche psicologicamente, qualsiasi altra squadra si abbassa psicologicamente e dice: ok, è andata la partita. L'hai persa, boh, punto. E magari, ecco, dice anche: ma sto in difesa, esatto, perché non voglio prendere neanche il secondo. Infatti, lo vendi. In 10, in realtà, loro hanno giocato tranquillamente. Assolutamente. Vabbè, e sti cazzi, Dio. Abbiamo beccato sto cazzo di Pero che devo dire la verità un po' mi ha dato molto fastidio in realtà il Pero, perché il Pero mi ha dato molto fastidio. Siamo anche per uscire. No, voglio fare il buonista adesso. Tifose o solo innamorate? No. Lei è tifoso. Lei è più serio, però tu sei solo innamorata. No, pochino. Ah, perfetto. Non è che ho detto wow, che figo. Comunque, una cosa su Zema, me la dite? Su Zema. Ma io sono Foggia, non so neanche. Foggia. Tieni in mente Foggia a te. Il mio effettivamente. Vabbè, comunque mo facciamo finire loro così vi lasciamo tranquille e tornate a fare le vostre cose. Però interessante. Immaginavo che loro stanno ancora parlando. Però non hanno più la telecamera, perciò è meraviglioso. È meraviglioso, è meraviglioso. Comunque vi abbraccio affettuosamente. Ma voi dove andate ora? Ora noi, io vado a Trento, lui va a Milano. Come fa? No, ora torniamo. Io poi torno dopo. Sì. Comunque la media è senza macchinetta, così ci cambiamo. Dove? Un gotto. Vabbè, ma Padova. Ah, ok. Va bene. Per un motivo molto semplice. Va bene, allora ci vediamo tra poco là. Perché volevamo vincere. Io torno da loro. Esatto. Cosa che non ho mai visto. Cioè, le contropiede, questi vanno avanti per segnare, per vincere, e voleva vincere, e l'ha presa in culo. Però almeno Padova è stata una bomba assurda. Padova è stato infatti proprio... i commenti, poi ti ripeto, i commenti sul giornale di Vicenza erano dopo la partita con il Padova. Lettere, l'ultima pagina del giornale di Vicenza erano: mi è sembrato di vedere una partita del calcio scozzese. Parla lunga, cioè, della serie che non te ne frega cioè tu butta su e provi, cioè, non è che pensi.